Gran Caffè e anche Tavola Calda. Scegli tra il menù lavoro da gustare ogni giorno e i menù serali per i quali ti basterà solo prenotare. È disponibile anche il servizio a domicilio. Scegli la Movida Gran Caffè per piatti genuini e caserecci sempre pronti sulla tua tavola. Mercoledì 9 marzo 2022, benvenuti ad una nuova edizione del TG Web di Città di Ariano. Antonio Guarini per voi in studio quest'oggi. Cominciamo l'edizione odierna con la politica. Noi di Centro, Gazzella, vice segretario regionale. Clemente Mastella, segretario nazionale di Noi di Centro, d'intesa con il segretario regionale della Campania, Luigi Bosco, ha nominato vice segretario regionale del partito gli avvocati Guerino Gazzella di Ariano Irpino e Domenico Mauro di Paolisi. Due validi professionisti che hanno dimostrato forte radicamento territoriale alle elezioni regionali che con il loro impegno contribuiranno al rafforzamento di Noi di Centro nel territorio campano. Questo il commento dell'ex guardasigilli e sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Attualità, emergenza Ucraina, in campagna il Comitato regionale per i profughi. La Campania darà il suo contributo al governo italiano impegnato per fronteggiare l'emergenza ucraina con riferimento al soccorso dei profughi in fuga dai teatri di guerra. Il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, con ordinanza numero 1 dell'8 marzo 2022, ha costituito il Comitato regionale per il coordinamento degli interventi e delle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina. Affidata ad Italo Giulivo, direttore generale per i lavori pubblici e la protezione civile della regione Campania, il coordinamento operativo. Emergenza Ucraina, solidarietà dal Don Milani di Ariano Irpino. Solidarietà dell'Istituto Don Milani di Ariano per i bambini ucraini. Giocattoli, medicinali, quaderni, e questo è il materiale che la scuola raccoglie per poi inviarlo in Ucraina. I ragazzi hanno dimostrato la loro sensibilità ed hanno così espresso vicinanza ai loro coetanei che stanno vivendo il dramma della guerra. Ariano, premiazioni per la giornata internazionale delle donne. Donne ai vertici delle istituzioni, altre si sono distinte nell'arte e nello sport. A loro il riconoscimento dall'amministrazione comunale di Ariano, dal Consiglio delle Donne e dall'associazione Panatron e Fidapa. Presso Palazzo di Città, la presenza del vice sindaco Carmine Grasso e dei membri dell'amministrazione comunale. Grotta Minarda, rinvio taglio del nastro dell'autostazione AIR. Rinviata per impegni istituzionali del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, l'inaugurazione dell'autostazione di Grotta Minarda, inizialmente prevista per oggi. L'evento dovrebbe tenersi il prossimo 21 marzo alle ore 10.30. Cronaca, Altavilla, esplode bomba carta. Nella tarda serata di ieri ad Altavilla Irpina, ignoti hanno fatto esplodere un artificio del tipo bomba carta in via Villani, nei pressi di un'abitazione. La deflagrazione ha danneggiato la saracinesca di un garage e causato la rottura di alcuni vetri. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della locale stazione della compagnia di Avellino, che hanno avviato le indagini. E concludiamo con lo sport. PSB Irpina, il giorno della finale. Le ragazze di Mister Battistone scenderanno in campo questa sera al Palacardito di Ariano Irpino per la finale di girone della Coppa Italia 2021-2022 contro la Royal Team Lamezia. In palio c'è la qualificazione alla Final Four nazionale in programma a Policoro il prossimo 1 e 2 aprile. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 20 e la diretta del match potrà essere seguita sulla pagina Facebook di Città di Ariano. Era questa l'ultima notizia dell'edizione odierna del TG Web di Città di Ariano. Vi ricordo che potete seguire i nostri aggiornamenti sul sito www.cittadiariano.it, sulle nostre pagine social Facebook e Instagram e sul nostro canale ufficiale YouTube. Da Antonio Guarini grazie per la cortese attenzione e vi do appuntamento sin da ora all'edizione di domani, sempre alle ore 13.